Salve a tutti amici utilizzati per di questo nuovissimo video sul Mr. Electric ed oggi ragazzi eccoci qui in un nuovissimo trailer reaction del Pokémon Presents dell'8 agosto 2023. Ragazzi, già sta iniziando quindi mi devo sbrigare. Pochi giorni fa hanno annunciato questo nuovo Pokémon Presents di ben 35 minuti in cui annunciano nuove cose riguardo il mondo Pokémon. Voi già sapete che cosa è uscito, io spero veramente che questo trailer non sia una ciofeca. Io mi aspetto i DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, poi mi aspetto qualcosa su Pokémon Sleep, Pokémon Go, insomma i Pokémon del mobile praticamente. Non mi aspetto nulla, quindi parto prevenuto in modo tale che se mettono qualcosa di eclatante almeno mi sorprendo. Ok, mancano 10 secondi, in realtà non è vero perché ho messo in pausa la premiere visto che ho fatto un po' di ritardo. Però vediamo un po', grifo bravo, eh. In fine settimana dei campionati mondiali Pokémon 2023, ragazzi, è vero, non vedo l'ora. Non vedo l'ora veramente di vederlo, questo mondiale, ovviamente su YouTube. È la prima volta in Giappone che fanno i mondiali e quindi sarà un evento sicuramente speciale, esatto, per la prima volta. È vero, è anche il primo campionato di Scarlatto e Violetto. Ti porteranno a casa la linea di prodotti esclusivi di quest'anno, ragazzi, ma che bello. Forza Pardini, mi raccomando, Forza Pardini e Team Acqua, dai. Che bello, cazzo. La carta promozionale inclusa nel kit è stata Festa dei Campioni, vero? Resort Paradiso. Che bella. Soprattutto in questo periodo che mi sto fissando un'altra volta con le carte Pokémon. No. Ma dai. Questo veloce video c'è altri prodotti esclusivi. Sono disponibili a Pokémon Center dei mondiali più grandi di tutti. Vabbè ragazzi, vabbè, un giorno ci andrò. È vero che iniziano venerdì poi. Abbiamo organizzato svariati eventi qui a Yokohama, Minato Mirai. Alla fine ragazzi, come vi dicevo, è un mondiale ancora più speciale per il fatto che comunque lo fanno in Giappone. Ed ha senso. Lussuosa nave da crociera speciale sarà attraccata al molo e potrete visitarla durante i mondiali. E va bene ragazzi, ma che ne stiamo a parlare? Pure le parate di Pikachu buffon praticamente. Poi è bello ragazzi alla fine anche dei mondiali capire l'anno prossimo dove li faranno. Spero in Europa, raga, perché non l'hanno, cioè l'hanno fatti in Inghilterra, però come dire, quando li hanno fatti non faceva più parte dell'Europa, quindi non è considerabile l'Europa. Andy Goes di Pokémon Company International verso la cima. È un'altra serie. C'entrano le carte collezionabili. Oddio, che strano. Sì, ragazzi, è un'altra serie. Un'altra serie, però, inerente alle carte Pokémon. Ok. Vabbè, insomma, già siamo praticamente quasi a 10 minuti. Hanno fatto queste due cose. Vabbè. Dai, però ci sta. Un origami di Pikachu. Bello, però. Bello. Un anime, una serie animata basata sulle carte Pokémon. Non è mai capitata una cosa del genere. Bello, 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 bello. La vedrò. Ah, su YouTube il primo episodio, questo venerdì, ottimo. Lì c'è Detective Pikachu intanto, vabbè. Ecco, appunto. Oh, sembra che l'ho chiamato. Ok, Detective Pikachu, raga, sono molto curioso perché sto giocando al primo e mi sta piacendo, quindi voglio vedere com'è questo secondo capitolo. A Rhyme City, sì, la stessa città. Spero che sia più che un scorrimento laterale, anche un, diciamo, open map. Perché se è con open map, raga, è tanta roba. Team è cambiato tantissimo. Oddio mio, che Pikachu. Sì, però sembra open map, sembra, forse. Ok, ecco qua, andiamo un po'. Dai, un piccolo gameplay. Nettuale compagno di indagini. Per qualche ragione Team capisce quello che dico, anche se è un essere umano. Però non lo so, cioè, come si sta presentando mi sembra un remake. Harry Goodman, il padre, esatto. Ok, no, non è un remake perché questi non li ho ancora visti. Quindi sì, è il secondo capitolo, va. Ma poi sì, effettivamente, pensandoci, non può essere un remake. È un secondo capitolo perché ci sono anche nuovi Pokémon di settima e ottava generazione. Ogni volta che succede qualcosa ti parla con la gente, io parlo con i Pokémon. Ragazzi, sì, mi sa che è un quasi open map, va, diciamo così. Tanta roba. Sì, dai, è molto carino come cosa. Bella, bello il tipo di investigazione. Sì, dai, mi piace. Altri soldi che se ne vanno. Dai, ci sta. Molto carino. Ah, ok. Ci possono essere anche Pokémon che aiutano nelle investigazioni. È open map, ragazzi. Cioè, mi dà la sembianza di un Poké Park, ma non voluto far uscire per qualche motivo. Perché anche la grafica me la ricorda. Da un lato è un po' brutto perché stiamo parlando di un gioco di 10 anni fa, avere una grafica simile su Switch. Però c'è un pregio per la Wii, questo dico. Un altro mistero da svelare in questa città, è certo, se no non facevate il secondo gioco. Io vi ripeto, raga, sto iniziando a giocare, sto al terzo capitolo, quindi... Ok, dai, chissà magari che ci scappa anche qualche video. Sicuramente ci sarà anche una demo. Dobbiamo svelare annunci e aggiornamenti per voi. Vabbè, mo parte la carrellata mobile, tra cui anche Pokémon Sleep, visto che è da poco è uscito, Pokémon Unite e così via. E poi andranno a Scarlatto e Violetto. Raga, non penso ci sarà qualcosa di particolare. Ok, Pokémon nella serie animata Orizzonti, che io mi sono fermato nel vedere, però mi stava piacendo. E c'entra con Terrapagos, appunto. Per quanto sono arrivato non si è capito ancora niente. Charizard della Crystal Buio. Sia una serie di ride che hanno fatto in Scarlatto e Violetto, ma è anche il Charizard protagonista della nuova espansione Ossidiana Infuocata in uscita proprio venerdì. E appunto ragazzi, eccolo qua Terrapagos, che è diverso da come lo abbiamo visto. Pongo Diancie addirittura. Pure tutte queste scarpe strane. Cioè, che messa significa? Forse il resort, quello che ha fatto il resort?
Sì, mi sa di sì, perché stavo vedendo vari tipi di calzature adatte per una zona del resort specifico. No, o semplicemente hanno messo la nuona generazione in Pokémon Go, che non so se già c'è sta. Mi sa che è così. Pokémon scoperte regioni Paldea e Parena in Pokémon Go, ma non c'era già. Unite? Bella sta mappa, cazzo. Ma non c'era già Mewtwo. Io, ragazzi, questo gioco veramente l'ho proprio calcolato. E all'inizio mi dava fiducia, come gioco. Il fatto è un LOL, non LOL, come Pokémon, però non fa per me. Ma sto gioco, ragazzi, sarà infinito. Sto gioco sarà infinito perché è ben supportato e mi fa piacere, mi fa piacere. Ecco qua, Scarlatto e Violetto. Ne ho un po'. E qua, prima unità di Paldea. Ah, Pokémon Master CX. Ah, già esce oggi. Ma c'è qualcuno tipo che ci gioca ancora a sto gioco? Io l'ho abbandonato buono 3 anni fa. Ah, Pokémon Café Remix. Sì, perché hanno messo Tatsugiri, Tondozzo, appunto, e altri. Nemmeno a questo ci sto più giocando. Però dai, carini. Carino sto fatto che hanno messo tutti e tre i Tatsugiri. Però se non sbaglio, puoi scegliere solamente uno tra i tre. Carini, carini che sono. Ah, hanno messo pure Tinkaton, hanno messo. Vabbè, Pokémon Sleepy, eh? Che ha senso, è l'ultimo gioco mobile. Oh. Oddio, mamma mia, per emulatore. Cioè, emulatore della Switch. Dai, ci sta, sto gioco se non sbaglio non è mai uscito in Europa. Bello, dai, questo qua, sì, mi intrigava parecchio. Non ci ho mai giocato, non ci ho mai veramente giocato. No! Pure Pokémon Stadium 2! Io il primo l'ho giochicchiato un pochetto. Però dai, ci sta, dai. Ecco, Sleep. Io, ragazzi, ce l'ho scaricato, l'ho disinstallato. Perché l'ho provato una notte, il telefono mi stava andando a fuoco. È un nuovo evento che penso sia il primo, eh. Gli ultimi aggiornamenti su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Ok. E raga, io credo che il primo DLC uscirà a fine anno e il secondo verso marzo-aprile. Comunque, non quest'anno. Bello, 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 bello questo disegno. Fighissimo, cazzo. Questo è da mettere come desktop. Tesoro tutto mio. Cosa significa? Che è una nuova serie animata. Qualcosa che non lascerò andare. Sì, è una nuova serie. Un'altra serie animata. Ma c'ha uno stile allucinante. Mi piace un sacco. Ma chi sono poi questi? Ok, oltre a quelli che già sappiamo, un bel respiro e si parte. Serie animata originale online, 20 di Paldea. Madonna, serie quante serie animate? Bella però, raga. È ambientata a Paldea. A Paldea. Raga, ma c'è uno stile allucinante. Bello. Un altro video su Pokémon Scarlatto e Violetto da condividere. Vabbè, oltre ai raid di Mewtwo. Appunto. Il glitch era per Mewtwo. Per i raid di Mewtwo. Bello, ok, ma. Non mi caso. Sto combattimento non l'ho capito, ad essere sincero. Aquaval, Scredigio, Mioscarada. Ok. Sarà disponibile l'evento Ecco Mew Mewtwo. Aggiungete Mew alla squadra e sfidate un Mewtwo con l'emblema della forza assoluta. Il Pokémon misterioso Mew e il Pokémon leggendario Mewtwo. Questi rivali di lunga data portano la loro notte accanita anche a Paldea. Un evento particolare, non è il solito raid. A partire da ora potete aggiungere Mew alla vostra squadra, inserendo questa password: Get Your Mew, nel nome segreto del gioco. Il teratipo, la natura e le mosse di ogni Mew saranno diversi. Invece, il leggendario Mewtwo comparirà in uno speciale evento raid Terra Crystal. Ah, dal 1º settembre, minchia. Se vedete, meglio potete catturare Mewtwo. Vabbè. Ok, però vabbè. E infine, vabbè, era solo questo, raga. Vabbè, raga, cazzo, ci avevamo aspettato un altro gioco, no? Quindi va bene così. Po', se dicono qualcos'altro. Ok, Ogrepon che sorveglia per l'ennesima volta a sto posto. Allora, se annunciano la data, io sono contento e il suo trailer va bene. Perché se non annunciano nemmeno la data qui, io veramente non lo so. Ok, intanto abbiamo visto Cramorant e Clefairy che nella versione, diciamo, di Scarlatto e Violetto non c'erano. La maschera turchese, ok. Questo dovrebbe essere. Era una forma paradosso di Eplin. Vero? Era una forma paradosso di Eplin quella, vero? Era un Eplin diversissimo. Dopo lo andiamo a vedere. Ma penso di sì. E questo comunque sarebbe sempre la prima parte, questa. Bello, comunque l'ambientazione, ragazzi, è molto bella. Molto bella. E sembra nascondere qualcosa quello, eh. Ok, Okidoki, Munkidori e Fezzampiditi. Eh sì, ragazzi, sì, è la forma Oa di Paldea, di Eplin. Sì, penso sia la forma di Paldea di Eplin, non è la forma paradosso. Che strano. Molto strano. Oppure è un convergente. Potrebbe essere un convergente e Ogrepon teracristallizzato. Bello, il fatto che la maschera si tira. Bellissimo. Ok, questo ha senso come teracristallizzazione. E questi tre Pokémon, va bene. Ok, raga, va bene. Cioè, nel senso, pure il fatto che si teracristallizza e diventa la maschera di cristallo ha molto senso come cosa.
Ok, questa è la seconda parte. Appunto, l'isola sperduta dal mondo. Il disco indaco, parte 2, ok. Vabbè, oltre ai nuovi Pokémon, magari già. Bello quello. Un'altra forma paradosso? Un'altra forma di Paldea o convergente? Ok, Inkle e Momola. Per ora no. Senshiru. Però c'era Senshiru di Alola, eh. C'era Senshiru di Alola a Paldea. Ok, belli, sono ritornati Kranidos, Rampardos. Ok. E anche Bastiodon, ovviamente. Bello quel tizio. Quanti personaggi, vabbè. Questi ancora, mamma mia. Oh mio Dio, che cazzo, Duraludon? Duraludon? Che brutto! Quello c'ha titolo Duraludon è brutto, no? O può essere sempre una forma convergente, ovviamente. Bello quello là comunque. Perché Raikou aveva il collo lunghissimo? Ma che cazzo è venuto? Vabbè. Dai, sono curioso. Questi trailer sono stati veramente come si deve, dai. Oh, si scopre giustamente qualche mistero in più su Calugaris, del fatto che fu la prima spedizione nell'area di Paldea. Ok, dammi la data. Dammi, dacci la data. Tesoro dell'area zero, una leggenda tramandata a Nordivia, o Pokémon Nordivia. trainers, Allenatori pronti a battle lottare in the new all'Istituto area camp. Mirtillo. E il Areas to tesoro investigate dell'area search. zero. Esaminiamo quello che Pokémon abbiamo appena trainers. visto. Ok, ti ringrazio. Ho capito quasi un cazzo. Tanta roba. L'avventura si espande oltre i confini di Paldea alla scoperta di nuovi luoghi. Parte 1, la maschera turchese. Va bene. Bene, ragazzi, si parte per Nordivia, o Nordivia. Sotto la supervisione di Rea, una nuova insegnante dell'Istituto Mirtillo, parteciperete al viaggio studio di quest'anno. Ragazzi, questa è la scena dell'anime. Qua inizia l'anime, praticamente. Al centro di Nordivia si erge un grande monte. La gente vive alla base del monte e coltiva mele nei vasti campi. Raga, comunque, vabbè, dopo parliamo. Il tempo scorre lentamente in mezzo alla ricca natura. Comunque come ambientazione, ragazzi, a me piace. Mi ricorda un sacco, perché così, in Giappone, Yokai Watch. Introverete la quantità di Pokémon che non trovate a Paldea, appunto. Quindi sì. Pokédex che si espande, nuovi Pokémon che cattureremo. Due fratelli che studiano all'istituto Mirtillo. Rubra, fighissima. La prepotente Rubra, addirittura. E suo fratello minore, il mite gentile Riben, che a quanto pare, secondo lui, è quello più. Diplin. Ok, evoluzione convergente. Diplin. Diplin, un Pokémon molto simile a una mela caramellata. Tornerete Nordivia per scoprire tutto il possibile su una leggenda locale. Diplin. Ok. Narra di tre Pokémon che un tempo salvarono Nordivia da un orco cattivo. Ogrepon, appunto. Ok. Okidoki, Monkidori e Fezzandipiti. Che non avevano mai detto in un trailer, ma che sapevamo perché siamo andati sul sito ufficiale. Ogni anno si tiene la festa in onore appunto delle maschere e il villaggio brulica di persone e bancarelle. Paese il Tanabata. Che mistero può celarsi dietro questa antica storia? Comunque, ragazzi, in quanto a lore, sto gioco, tanta roba, eh. Poi, spero che non sia una cacata come lore, però. Esplorate Nordivia. Anche una fotografa itinerante in visita al villaggio. Ecco l'Ita. Sembra che sia alla ricerca di un determinato Pokémon. Figa. Fate foto insieme ai Pokémon insieme all'Ita. Beh, sicuramente alla ricerca di Ogrepon. Devo scattare delle foto dei Pokémon particolari. È bello. Pokémon Snapping, Pokémon Scarlatta e Violetto. Nel minigioco della caccia all'orco potete far scoppiare palloni orco per accumulare punti. Riceverete dei mochi come ricompensa, che aiutano i Pokémon a diventare più forti. Munchlax. Potete usarli per farli crescere, per far crescere i loro punti alla base delle statistiche. Un mochi del ripristino può persino azzerare i punti base, permettendovi di allenare i Pokémon nel modo che preferite, utili competitivamente parlando. E non è tutto, riceverete anche il nuovo bastone retroselfie, usato per fare foto con inquadrature più ampie. Divertiti in questo viaggio di studio della splendida Nordivia. Dai, ci sta. Mi piace di più il primo DLC che il secondo. Però secondo me il secondo è ancora più inerente alla lore di Scarlatto e Violetto. Il preside Bluebert dell'Istituto Mirtillo, una scuola gemellata alla vostra, vi proporrà di fare uno scambio studentesco. Ecco l'Istituto Mirtillo, dove la storia avrà luogo. È tipo l'Erasmus. Questo nuovo istituto si trova quasi completamente sott'acqua. Sai perché poi sta cosa? Per non essere rintracciati da qualcuno. Nel bioterrarium, all'interno della struttura, troverete su il subtropicale settore savana, il lussureggiante settore costa,
Il brullo impervio settore canyon e il freddissimo settore ghiacciai, per un totale di 4 aree artificiali. E questo l'abbiamo visto. In ognuna di queste aree vivono diversi Pokémon. Incontrerete gli studenti dell'istituto, seguirete nuove lezioni e sperimenterete una vita scolastica un po' diversa da quella che conoscete. Ok. Sì, un sacco di tizi. La Lega Mirtillo. Gli studenti dell'istituto organizzano spesso delle lotte e hanno creato un club chiamato Lega Mirtillo. In questo istituto abbiamo Lega Mirtillo Lemi in breve. Ovvero un sistema che classifica. Vabbè, vertice dei sedomini Super 4. Ah, proprio così. Ok. C'è la studentessa giudiziosa Rupi. Bello, questo è bellissimo. Mi piace il cuoco amante delle lotte Pyros. Poco tipo fuoco. La taciturna e razionale Erin. Riolo roccia. E Aris, la cui aria spensierata ne c'era l'impressionante abilità nella lotta. Arcaludon! Sì. Ah, si evolve da Duraludon! Questi nascono allenatori non vedono l'ora di essere sfidati. È un'evoluzione di Duraludon nelle prove dei Super 4. Pare che per una delle prove il vostro Coraidon Miraidon potrà volare liberamente per un po'. Chissà se questo potere latente verrà mai risvegliato del tutto. Ok, sì, accadrà. Quindi un volo, però, dove vuoi tu. In una delle attività extrascolastiche dell'Istituto Mirtillo è il Club Lega. Come dico, questa è la stanza del Club Lega. Personalizzabile? Una stanza dedicata che potrete ricordare a piacimento. Va bene. Però non con dei preset già fatti, ma che la puoi tipo mettere tu al modo di Animal Crossing. Cambiando il modo di lanciare le Pokéball. Dai, ogni DLC c'ha delle cose fighe che... Bello, dai. Potete passare il tempo con loro e conoscerli meglio e per lottare. Vabbè, con i capi palestra di Paldea. Infine, l'avventura vi riporterà a Paldea. Tutto burdel, vabbè. Quale sarà il mio tesoro dell'area 0? Vabbè, con Terapagos. Quindi ritorniamo nell'area 0. E raga, ma ci stanno... Ma quel cacchio di Cobalion e di Raikou? Questi erano i contenuti scaricabili e Pokémon Scarlatte e Violetto. Il tesoro... Mi dai la data. Mi dai la data, per favore. Capiamo anche... Madonna, questi due. Capiamo anche quando poter innalzare un po' l'hype, forse. Abbiamo la data di uscita da parte 1, alleluia. 13 settembre. Ok, 13 settembre. Un mese, praticamente. La parte 2 inverno 2023, che si intende fino a febbraio dell'anno prossimo. Ok, va bene. Ci aspettavamo questo. Io non mi aspettavo niente, nient'altro. Ma che leggende, leggende, se ne parla... Tutto va bene se parla a febbraio. Vabbè ragazzi, allora ancora niente sul sito ufficiale. Li vediamo un attimo qua. Per quanto riguarda Diplin, raga, a me non dispiace. Ho preso proprio il frame perfetto, proprio questo volevo prendere. Che la mela è bucata da due lati in questo caso ed esce dalla parte del torsolo praticamente. E assomiglia la mela caramellata ed ha senso perché negli stand appunto della festa che si tiene appunto in onore dei tre eroi leggendari eccetera ci sono le mele caramellate e quindi è molto a tema. Dai, ci sta come Pokémon. È bello perché hanno preso già un Pokémon di ottava generazione, cioè un Pokémon della generazione precedente e ci hanno fatto qualcosa sopra. La Lega Mirtillo, raga, mi piace parecchio. Mi piace sto fatto che comunque ci sono quattro studenti un po' più forti degli altri che formano questa Lega dei Super 4. Ma l'evoluzione di Duraludon, uno, non me l'aspettavo. Due, se la potevano anche risparmiare. Non so che cazzo sia, forse un ponte, però devo dirvi, l'artwork non mi dispiace, ma il modello 3D è orribile, ed è orribile anche quando si piega. Che c'è? Dai, penso se anche lui sarà tipo drago acciaio. Raga, è un ponte, sì, è un ponte, ma non mi piace. Cioè, l'artwork è 10.000 volte meglio, e si chiama Arcaludon. Comunque, ragazzi, la cosa più importante è questa, che sappiamo che il primo DLC esce il 13 settembre, quindi aspettatevi da parte mia, o il 13 o il 14, insomma, farò il prima possibile la serie su questo DLC, e poi ovviamente quando uscirà anche il prossimo DLC lo faremo. Alla fine, ragazzi, si aspettava di un presenza del genere, cioè non è che ci aspettavamo già un altro gioco che esce poi praticamente fra un anno. Ora abbiamo i DLC, escono i DLC a fine dell'anno e inizio dell'anno prossimo. Poi, per quanto riguarda il prossimo gioco, se ne parla sicuramente a fine dell'anno prossimo. Va bene così, io avevo le aspettative molto basse, perché quel glitch, sì, aveva fatto supporre magari un qualcosa di più particolare. Alla fine era semplicemente questo evento dei raid un po' più particolare su Scarlatto e Violetto, ma nulla di che. Tra virgolette, meno male che c'è il gioco di punta dell'anno, perché sennò altrimenti sti Pokémon Presence erano abbastanza inutili, diciamo così. Perché comunque la gente si lamenta se non vede qualcosa. Nonostante questo, sicuramente già la gente si sarà lamentata, perché hanno fatto vedere solo le DLC e altre cosette varie, un po' troppo esagerati a volte, un po' troppo esagerati. Però ragazzi, quindi, cosa dire, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se questo è stato, ragazzi, sapete cosa fare, lasciate tantissimo pollice in su, commentate, condividete, c'è un prossimo video, attivate la campanella per rimanere aggiornati appunto sui feed video, seguitemi in community per rimanere aggiornati sulla programmazione, iscrivetevi se non è ancora fatto, e così ragazzi, arrivederci. Ah, PS, so che oggi che vedete il video è uscito anche l'aggiornamento di Cookie Run Kingdom e anche di Star Rail, cioè due aggiornamenti di due giochi che gioco lo stesso giorno, vabbè. Nei prossimi giorni vedrete sia un video di Star Rail, ma anche un video di
Cookie Run Kingdom.